se eroe o traditore oppure se figura ambigua. Ecco, noi qui ci siamo dichiarati. Siamo dichiarati. Non abbiamo paura. E penso che questo grazie non valga solo chiaramente da parte del mondo giornalistico, ma valga anche da parte degli utenti. Penso che la storia, diciamo, uscita dai documenti, la never ending story, probabilmente, uscita dai documenti rivelati da Snowden, ci abbiano dato alcune lezioni, o quantomeno ci abbiano reso più consapevoli, almeno alcuni di noi, di alcuni aspetti che volevo brevemente trattare. Cioè, il primo è che le tecnologie che usiamo possono essere molto insicure, e più sembrano comode, più sono insicure. Gli informatici dicono che la sicurezza non è un prodotto, non è un software, ma è un processo, e quindi come tale, soprattutto per gli utenti, è, diciamo, è una spina nel fianco. Però è anche vero che il comportamento e l'atteggiamento degli utenti, delle persone, spesso è funzionale o comunque agevola la costruzione di sistemi di sorveglianza. Una banalità, la scelta di software, hardware proprietario rientra in questo schema. Quindi interessante, perché quello che ci è stato propagandato da anni e in cui noi stessi in parte abbiamo creduto come esclusivamente un oggetto di liberazione, quindi smartphone, PC, pensate alle pubblicità anche proprio banalmente, ma anche a discorsi più profondi sul tema, ma fino ad arrivare ai social media, no? E quindi in realtà è visto e considerato da altri soggetti come uno strumento di controllo. E su questo aspetto c'erano già dei ragionamenti in corso negli ultimi anni, tuttavia come se il data gate avesse delineato di più questo aspetto, addirittura quello che una volta era considerato un po' folle, paranoico, no? Da nerd paranoico o da film di 007, cioè si è rivelato vero, più vero del vero, no? Per cui magari la presenza di dispositivi, di cavi USB, no? Così di chip che riesce a monitorare quello che stai facendo. Ora, chiaramente questo è un genere di cose, mi riferisco appunto alla famosa cassetta degli attrezzi della NSA, che tendenzialmente non sembra riguardare, è vero, la grande massa, no, delle persone, che però sono più colpite, ad esempio, dall'idea dalla sorveglianza del filtraggio, non so, sui cavi in fibra ottica, più che no, dall'apparato manomesso. Però non bisogna neanche essere Bin Laden per rischiare, diciamo, di trovarsi di fronte a cose di questo tipo. Mi riferisco a un talk fatto poco tempo fa da Jacob Applebaum, che è uno dei principali sviluppatori di Tor, in cui raccontava come lui e anche un'altra sviluppatrice si siano trovati un po', come dire, perplessi quando si sono resi conto, specialmente successivamente, diciamo, ai documenti usciti, che alcune delle loro cose che avevano ordinato, il computer, la tastiera, che avevano ordinato online, avevano fatto degli strani giri. E dicono, è il dubbio, comunque noi adesso ce li abbiamo lasciati lì, non li utilizziamo, no? Cioè, quindi è come se la realtà avesse improvvisamente preso una faccia diversa dopo questi documenti. E un'altra lezione, secondo me, di nuovo, c'erano alcune cose su cui c'erano già dei dibattiti, dei temi, ma che di nuovo è stata un po' più spinta, delineata di nuovo dal data gate, è che c'è in atto, sembra esserci in atto una militarizzazione di internet, della rete, e veramente un complesso cyberindustriale che unisce governi e aziende a livelli diversi, modalità diverse, chiaro, no? Però, cioè, da un lato è chiaro che sono i giganti della rete, hanno queste grandi riserve di dati che fanno gola poi ai governi, lì bisogna affidarsi a questo braccio di forza, no? Giganti te da un lato e governi dall'altro, sperare che il gigante tecno, esatto, che Dio ce la mandi buona. Dall'altro c'è tutto un sottobosco invece dell'industria della sorveglianza, fatto magari di aziende più piccole, meno visibili, che producono strumenti specifici, no? Software invasivi per hackerare computer, software, apparati per filtrare la rete, fare monitoraggio, no? A livello di massa. Prodotti fatti in gran parte da aziende occidentali,
e venduti diciamo, in modo, voglio dire, senza andare troppo per sottile, in tutto il mondo, anche in governi non molto democratici. Molti di questi strumenti sono stati trovati sui computer di attivisti, di giornalisti di paesi, no? Come il Bahrain, il Marocco. Ci sono aziende europee, italiane, che commerciano. C'è stato anche da noi in Italia, c'è stato un forte dibattito su questa cosa che la rete è un po' far west, ogni tanto ritorna, no? La rete è un far west. Non sa che dire, dicono far un west. Far web, per citare. Un far west. Poi vabbè, non parliamo delle cose tipo del deep web, che far west è ancora più losco dentro il far west. Quindi, ma cioè, c'è anche un altro allora far west, che è quello di questo tipo di mercato, quello che appunto viene definito un mercato di armi digitali, perché poi di fatto quelli sono degli strumenti che possono essere in parte separati dalle armi, cioè perché comunque possono avere degli effetti di un certo tipo, no? E senza nessun tipo di regolamentazione, di controllo, e va bene così, ce ne stiamo. Ora, caso, cioè non caso strano, ma anche successivamente a quello che è uscito, si è spinto anche molto su questo aspetto, e recentemente è nata anche una campagna globale di ONG, che si chiama COSE, che si sta proponendo di invece chiedere una regolamentazione anche di questo settore, cioè sta ponendo il problema, ci si pone il problema finalmente, non è più di nuovo una di quelle cose da circoli nerd o complottisti, no? Che siamo diventati tutti un po' nerd e tutti un po' complottisti. Grazie Snowden di averci fatto questo regalo. E quindi un'altra, secondo me, lezione che si capisce guardando quello che è uscito dal caso Snowden, dal Datagate, è che la questione della privacy, no? Si parla sempre di questa privacy, dei diritti digitali, no? Sempre in modo astratto, no? Perché per anni anche qui avevamo gli attivisti e delle persone che facevano delle conferenze sulla privacy, e lì erano degli elementi visti un po' con sospetto, che cosa vogliono, che cosa sarà questa roba, questa privacy. Invece ci ritroviamo adesso, dopo che abbiamo perso probabilmente degli anni, cioè forse dovevamo anche muoverci prima, capirle prima certe cose, tutti, no? E ci ritroviamo ci siamo svegliati con, in cui ci sono sistemi di sorveglianza, di controllo molto sviluppati, molto estesi, e in questo senso è un totale vuoto della politica, tra l'altro, su questo. Gli cyberpunks che dicevano, no, che la crittografia, la legge della fisica, della matematica sono quelle che sarebbero state il baluardo alla difesa della privacy, non tanto le leggi umane, quelle della fisica. Sembra che sia stato così, e tra l'altro forse anche nello scenario peggiore, perché poi tra l'altro abbiamo visto anche da alcuni dei documenti che la NSA lavorava anche per indebolire il più possibile la crittografia, gli standard crittografici, quindi insomma c'è anche un problema anche su quel fronte, no? E quindi non lo so, credo che il caso, cioè il Datagate in generale, ci faccia capire anche come la rete, i diritti digitali, la privacy siano veramente connessi, e secondo me dobbiamo capire una volta per tutti i diritti umani, no? E come tali vadano trattati, e come tali si debba esigere anche delle risposte dai nostri politici a livello nazionale, a livello europeo. Non lasciare che, come se l'evoluzione di internet in questo senso fosse un fenomeno naturale, la tecnologia che portava, non lo so, può darsi, no? È stato anche detto, forse Obama a un certo punto ha detto una cosa del genere, e ci penso che dobbiamo riappropriarci della possibilità di capire cosa sta succedendo e agire di conseguenza. Evviva, per un buon proposito, grazie.